Cecilia Ferrari, giovanissima. Buonasera, buonasera. Allora, io mi chiamo Cecilia, ho 21 anni e sono una delle tante ragazze che è andata alle scuole di formazione in questi anni, a cui sono molto grata. Di dove sei, Cecilia? Sono di Como. È di Como ed ha 21 anni. Sì. Allora, a 18 anni io mi sono trasferita. Grazie. A 18 anni io mi sono trasferita e negli ultimi 3 anni ho studiato prima all'Università di Maastricht e poi all'Università di Sciences Po a Parigi. In questi anni ho studiato tanto sull'Unione Europea, ho imparato le sue funzioni, le sue regole, ma quello che mi ha veramente fatto capire questi anni all'estero è cosa significa essere cittadini europei. Ho capito che quelle differenze che tanta politica racconta tra i giovani tedeschi, i giovani italiani, i giovani lettoni, non esistono. Noi siamo veramente simili tra di noi e ho capito che il nostro futuro sono gli Stati Uniti d'Europa e noi dobbiamo lottare perché questi arrivino e io so che prima o poi arriveranno. Ho capito che l'Unione Europea non ci ha dato solamente una moneta o la possibilità di viaggiare senza passaporto, ma ci ha dato soprattutto un futuro che è fatto di diritti, che è fatto di doveri, ma che è fatto soprattutto di pace. E questa pace la mia generazione tende a darla per garantita, perché noi siamo nati in questa nuova Europa ed è per questo che noi siamo la generazione ventotene ed è per questo che noi siamo e saremo sempre volontariamente o meno europei. E oggi sono qui per chiedervi, parliamone nelle scuole dell'Unione Europea, perché in 5 anni di liceo nessuno è mai venuto a raccontarmi cosa fosse, come funzionasse, e perché la prima volta che io ho sentito parlare di Stati Uniti d'Europa ero al Ciocco, a Lucca, alla prima scuola di formazione, ed è fondamentale che i ragazzi capiscano cos'è l'Unione Europea e capiscano perché ci fa bene, perché ci arricchisca. Per questo è necessario parlare di iniziative come l'Erasmus, come il Next Generation EU e anche come iniziative esattamente come il bonus cultura. Io sono stata molto fortunata nella mia vita, ho avuto delle persone che mi hanno insegnato a non temere chi è vicino a me, ma ad averne fiducia e a starci vicino. Questa mia fortuna vorrei che diventasse di tutti i giovani italiani che sono delle eccellenze nel mondo, sono veramente fantastici. E so che proprio noi italiani che abbiamo battuto, abbiamo combattuto per essere liberi, siamo e saremo sempre europei. Io so che... Io so che gli Stati Uniti d'Europa un giorno arriveranno e io spero di vederli. Se non ci riuscirò, spero li vedranno i miei figli. E io so che qui noi avremo combattuto e vi chiedo di non smettere mai di farlo affinché gli Stati Uniti d'Europa siano sempre più vicini a noi. E così noi saremo sicuri di essere stati dalla parte giusta della storia. Grazie mille. Grazie Cecilia.